Questo è un museo che racconta il mondo che lo circonda. Quando entrate nelle sue sale, potete fare un viaggio nel tempo, da milioni di anni fa ad oggi. I materiali, i reperti, le sale di questo museo vi raccontano delle vicende che durano milioni di anni. È un passato remoto, ma in realtà sta nel cuore della città, proprio sotto le fondamenta di questo museo. Le rocce su cui si fonda la città risalgono a 70 milioni di anni fa, quando qui c'era un grande oceano. Questa roccia, per esempio, racconta una storia molto particolare. Una roccia che si è depositata ai margini di questo grande oceano, che improvvisamente si è essiccata, suddivisa in piccoli poligoni, nel quale troviamo tracce della vita animale che popolava le rive di questo grande oceano. A Cene, all'inizio della Valle Seriana, c'era una cava di pietrisco. In questa cava nel 1965 ci fu una frana e questa frana portò alla luce una lastra di pietra molto particolare. Una pietra che risale a 200 milioni di anni fa e che si sfoglia come un libro. Tra le pagine di questo libro, i ricercatori del museo cominciarono a trovare dei fossili. È proprio lì che sono venuti alla luce alcuni dei più straordinari reperti di questo museo, come Eudimorpho Don Ranzi. Quando è stato scoperto, era considerato il più antico rettile volante al mondo e questa fama è durata per diversi decenni. Nel frattempo, a Cene, dove sono stati trovati i fossili, è nato un parco paleontologico visitabile, che è stato riconosciuto come geosito di valore mondiale e dove è stato realizzato un recupero ambientale, per cui adesso lì si impara a riconoscere anche i fiori e le piante del territorio. È come se il museo si fosse allargato, abbattendo le mura delle sue sale e diventando parte del territorio che lo circonda e da cui provengono i suoi reperti. Un mammut, come quello che vi accoglie qui all'ingresso, pascolava nella zona di Petosino, probabilmente alla fine del Quaternario. Oggi è nel Parco dei Colli, però 20-30 mila anni fa era un grande lago, una grande distesa sulle cui rive pascolavano i mammut. Nel 1905 vennero trovate le due zanne di un esemplare adulto. Oggi sono restaurate e si trovano nelle sale del nostro museo. A Oltre il Colle, una località che sta a cavallo tra la Val Seriana e la Val Serina, sono stati trovati in una grotta molti resti di orsi delle caverne, come questo teschio. L'orso delle caverne era molto più grande di quelli che oggi possiamo incontrare sulle nostre Alpi. Qui, a Sovere, sulle sponde del torrente Borlezza, una ricercatrice notò un osso che spuntava dalla roccia. Vennero fatti degli scavi e si scoprì che quell'osso era una parte degli arti inferiori di un animale preistorico rimasto incastrato tra gli strati rocciosi. Con un lavoro incredibile di scavo è stato riportato alla luce l'intero corpo di un animale, un cervo preistorico vissuto 700.000 anni fa, un reperto eccezionale che oggi occupa un'intera sala del museo. Il museo è un grande archivio naturalistico del territorio e nel museo sono conservate collezioni che si sono accumulate negli anni, che sono frutto dei ricercatori che hanno lavorato in questo istituto nel corso delle generazioni, ma anche dai naturalisti che attualmente lavorano nell'istituto. È inoltre un centro di riferimento per tutti i ricercatori interessati alle scienze naturali che, trovandosi a studiare l'arco alpino o le Alpi centrali,
è necessario ed opportuno che facciano tappa anche al nostro museo. Ad esempio, il museo conserva la collezione ornitologica del conte Giovan Battista Camozzi Vertova, che contiene esemplari campionati nel territorio bergamasco tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Oltre a essere stata d'impulso per numerosi studi e ricerche sulle diverse specie di uccelli di interesse locale, questa collezione testimonia il radicato interesse per l'ornitologia dei naturalisti del tempo. Antonio Curò era un ingegnere appassionato di farfalle, lepidotteri in termini scientifici. Alla fine dell'Ottocento scrisse il primo catalogo di lepidotteri d'Italia, un testo che storicamente è ancora molto importante da conoscere. La sua collezione, con oltre 12.000 esemplari e 4.800 specie, è conservata in museo ed è una delle collezioni storiche più importanti. L'Atlante ornitologico degli uccelli nidificanti della provincia di Bergamo, realizzato in collaborazione con il gruppo ornitologico bergamasco, mostra come alcune specie, tra cui il gufo reale, la pernice e la lodola, un tempo piuttosto diffuse nel nostro territorio, ora stanno subendo una vera e propria riduzione del loro areale distribuzione. Altre specie, tra cui il gheppio, il picchio verde, il picchio nero e l'airone cenerino, un tempo poco note, ora stanno avendo un notevole incremento. È importante il fatto che alcune specie siano state segnalate per la prima volta nidificanti sul territorio della nostra provincia. Uno degli ambiti di ricerca del museo è lo studio della biodiversità, e in particolare per quanto riguarda alcuni gruppi di invertebrati, quali per esempio farfalle, ragni o tricotteri. E da questo punto di vista il territorio provinciale si rivela estremamente interessante. Infatti le trasformazioni che sono avvenute per quanto riguarda il territorio e il clima negli ultimi milioni di anni hanno portato alla formazione di una fauna estremamente ricca e variegata, con numerose specie endemiche. I ricercatori del museo, ovviamente, in collaborazione con altri istituti di ricerca italiani ed esteri, sono costantemente impegnati a monitorare e ad indagare il territorio della nostra provincia, e diverse nuove specie anche negli ultimi anni sono state riconosciute grazie a questa attività di ricerca. Siamo nel cuore di Città Alta e questa è Santa Maria Maggiore. Qui è stata segnalata una specie di pipistrello molto importante dal punto di vista naturalistico, che si riteneva scomparsa, il Rhinolophus ferrum equino o Rhinolopho maggiore. Negli anni 60 questa specie aveva instaurato una colonia nella cupola di questa basilica. A seguito dei lavori di ristrutturazione del sottotetto, questa colonia è andata via via riducendosi, e nell'ultimo monitoraggio non si può parlare più di una colonia, ma di un singolo esemplare. L'importanza di questo ritrovamento è data dal fatto che in tutta la Lombardia per questa specie sono note esclusivamente 3 colonie, nessuna delle quali per la provincia di Bergamo. I nomi delle specie che sono state individuate ricordano spesso lo stretto rapporto con il nostro territorio, per cui abbiamo Megabunus bergomas, Riecophila aurobica, Citrus arerai, tutte specie che ricordano il loro nome, come in particolare le nostre Alpi aurobie siano da considerare uno scrigno, un vero e proprio scrigno della biodiversità. Ecco,
Così vive un museo, continuando a scambiare informazioni e conoscenze col territorio che lo ospita.